Siamo ora nella classe oltre 2000. Sempre nella classe oltre 2000, con il 18 ore, Fabio Scelbo, stessa scuderia, piloti per passione, stessa auto, Renault 5. Sempre nella classe oltre 2000. Catizzone abbiamo un 2:43:45, siamo nel Poe oltre 2000 e si prepara Rosario Scelbo. Sempre Eugenio Catizzone, allora è ritornato alle gare dopo un po' di tempo, l'ultima manche non l'hai disputata, qualche problema? Sì, sicuramente qualche problema, ho fatto fuori giri, quindi... Hai le valvole? Ho fatto danni. Vabbè, sono cose che capitano, sì. Prima manche col sedile rotto, giusto te sedile, mo ho rotto il motore. Però dai, sesto assoluto, primo di classe, primo di gruppo.
Diciamo che è andata bene. È andata bene per tutti i problemi. È andata bene. Ok, grazie. È una classe oltre 2000. Abbiamo due premiazioni. Secondo classificato Rosario Scerbo. Ecco che arriva. Primo classificato tempo 2:34.08 Eugenio Catizzone. Ora abbiamo la classe 1150 moto, premiamo ora l'assoluto di gruppo, naturalmente Eugenio Catizzone con il tempo di 2:34.08. Siamo praticamente alla fine, andiamo a premiare ora la classifica assoluta. Prego tutti quanti dal quarto al decimo di sistemarsi di fianco e lasciamo liberi poi i primi tre posti. Allora, decimo classificato, tempo 2:39.22. Prepariamo la coppa, la poggiamo qui, così se la prendono. Allora, decimo classificato Roberto Rocco Telesca. Nono classificato, tempo 2:39.18, quindi vicinissimi, Saverio Barberio. Ottavo classificato 2:37.24 Michele Mazza. Settimo classificato 2:35.24 Antonino Miniaci. Va da quella parte. Sesto classificato 2:34.08 Eugenio Catizzone. Quinto classificato 2:31.40 Agostino Fallara. Sfiora il podio con il tempo di 2:31.30, quindi quarto classificato Nicola Paolo Almirante. Allora, siamo pronti per premiare il terzo classificato. Premia la professoressa Caterina Prizzi, consigliere provinciale di Catanzaro dell'Oxen. E quindi terzo classificato con il tempo di 2:21.37 Eugenio Scalercio. Secondo classificato, facciamo premiare al presidente regionale dello XEN, il maestro Antonio Caira, che premia con il tempo di 2:17.71 Antonino Branca. Bravo Antonino! Ed ora chiaramente deve premiare il padrone di casa, visto che siamo ospiti del comune. Premia il sindaco, il dottor Vincenzo Serrao, quindi premiamo il primo assoluto che fa tris, visto che aveva vinto anche la quarta e la quinta edizione, vince anche la sesta, tempo 2:14.24, Gaetano Vecchini. Restate tutti lì per la foto di rito. Enzo,
Sergio, Antonio, c'è anche Antonio? Ah no, sì. Antonio non c'è.